Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo finalmente qua con il video del cassetto e quindi adesso vi faccio vedere tutti i prodottini che tengo all'interno del mio cassetto. Allora, questa è la zona skincare, capelli, corpo, comunque non make up, e quindi vi faccio vedere quello che utilizzo di solito. Allora, qui abbiamo la linea Hydra Vegetal, infatti abbiamo il gel detergente che mi è quasi terminato, il tonico che, come sapete, ho aggiunto lo spray dell'acqua profumata e l'acqua micellare della Hydra Vegetal che adoro sinceramente. Poi in più abbiamo anche lo struccante bifasico, quello al fiordaliso che ho riacquistato perché questo sta per terminare, e ho anche quello non bifasico, questa però nella confezione da 100 ml. Poi di qua ho l'acqua micellare della Sebo Vegetal, questa mi era stata inviata dall'azienda quando è uscita la nuova linea Sebo Vegetal Pure, insieme anche al tonico, questo qua che è quello effetto bifasico, infatti non è trasparente appunto. Poi insieme alla lozione purificante della Sebo Vegetal Pure, il mio amatissimo olio struccante che mi sta per terminare, ma fortunatamente ne ho altri due di scorta. Poi il detergente della Sebo Vegetal Pure, e qui ci sono delle piccole taglie, diciamo, una dello struccante bifasico, una dell'acqua micellare idratante e questa qua invece la polvere esfoliante per fare appunto lo scrub. Qui invece abbiamo alcuni oggettini che io utilizzo per struccarmi o comunque per detergere il mio viso. Abbiamo il Foreo, questo qua, preso in sconto. Poi il guanto amatissimo struccante e la spugna Konjac, questa qua, nera. Poi per i capelli invece da quest'altra parte di viso ho l'olio riparazione che utilizzo pochissimo sinceramente, ho la maschera questa qua nutrizione che questa utilizzo di più, ma la cosa che utilizzo di più per i capelli è lo spray, questo qua, il siero anti rottura, anche perché mi lascia un odore sui capelli buonissimo. Ho anche lo scrub, questo qua, per la cute, ma lo utilizzo poco. Anche questa non so perché sta qua, perché non ho i capelli colorati e quindi non so perché la tengo qua. Mentre questo qua è un prodotto che mi piace tantissimo, come si può vedere dalla confezione, è il balsamo sotto la doccia e mi lascia una pelle stupenda e quindi lo utilizzo molto. Qui invece c'è un rimasuglio di crema corpo che ho messo dentro questa confezione per un viaggio, mi sembra, perché era troppo grande, dovevo andare in aereo, e qui invece abbiamo uno shampoo e un bagnoschiuma, sempre oggetti da viaggio, diciamo, e questi sono tutti i prodotti skincare barra corpo capelli che io utilizzo quotidianamente. Qui invece abbiamo dei prodottini che utilizzo tipo per i saggi di danza, e infatti ci sono quei trucchi un po' particolari che utilizzo appunto solo in quell'occasione. Sotto invece c'è una pochette, non so come chiamarla, una scatolina dove contengo i pennelli che non utilizzo, e sotto c'è una maschera alla rosa o alla fragola, non ricordo, che è vecchissima, infatti sta là sotto, prima o poi la butterò via, mentre in questa piccola scatolina tengo gli elastici, le mollette e cose del genere. Spostandoci invece nella parte centrale del cassetto, quindi tra la roba per skincare e la roba per make up, abbiamo questo piccolo spazio. Allora, qui io di solito tengo gli asciugamani miei personali, perché siamo tre sorelle che si devono asciugare i capelli e tutto quanto, ognuno ha appunto il proprio asciugamano, ma i miei oggi mamma l'ha messi a lavare e quindi non ce l'ho qui, ma di solito sono in questo spazio qui. Qui invece ho una pochette enorme che mi è stata regalata da una mia amica, cioè questa è una mia mano, sono quattro mani vicini, quindi è veramente grande, e all'interno però contengo tutte le mie pochette. Infatti ho questa qui, che è abbastanza grande, sempre dell'azienda, questa che chi è dell'azienda la conosce, sempre dell'azienda, poi questa, sempre di pochette, me la regala loro. Poi qua dentro invece ci sono delle pochette di Primark, se non sbaglio, che avevo puntato per partire, e qua dentro ci sono invece tutti quelli mini size che servono sempre per partire, e basta, sinceramente non c'è nient'altro, queste sono tutte pochette che io utilizzo, che ne so, quando devo andare da mio padre, quando faccio viaggio, cose del genere, quindi ce le voglio avere sempre qua a disposizione. Allora, adesso passiamo a questa bellissima zona che è anche la mia preferita. Allora, iniziamo subito da questa piccola pochettina qui, che è dove io tengo tutte le mie maschere, quindi quella idratante, quella purificante, lo scrub, quella al carbone vegetale, e io ho anche questo pennellino per mettere le maschere che è in silicone, così che non mi va sotto le unghie.
Poi qui invece abbiamo i prodotti che utilizzo come skincare per quanto riguarda creme, quindi ho il Tier dell'Elixir Jeunesse a cui ho tolto la custodia per vedere a che punto era arrivata perché non riuscivo a capirlo, la crema giorno e la crema notte dell'Elixir Jeunesse e poi siccome molto spesso ho la pelle anche secca o grassa, utilizzo e alterno la Sebo Vegetal e la Hydra Vegetal quando capisco che la mia pelle ha questa necessità, quindi non sempre. Poi qui ci sono le palette, allora qui ho la nuovissima palette in edizione limitata che tutti avete visto sul mio profilo, spero, se no andate a riprendere assolutamente il video dove ricreo due make up con questa palette. Poi qui c'è una palette di quelle quando andavi alle medie che avevi iniziato a seguire le makeup artist e quindi io ho acquistato questa palette che ha tre diversi scompartimenti ma non l'ho mai utilizzata perché è una palette presa su Amazon, ce l'ho solo perché mi piacciono i colori, non la butterò mai via però non la utilizzerò neanche mai. Qui invece abbiamo la palette natalizia dell'azienda che mi era stata regalata e questi sono tutti i colori, anche di questi qua c'è un video sul mio profilo con i colori del verde, quindi andatelo a recuperare se vi interessa. Mentre per quanto riguarda quest'altra zona qui, allora questi cassetti qua in plexiglass l'ho presi su Amazon, alcuni l'ho presi da casa, un negozio che si trova qui, comunque anche dai cinesi si trova tutto, basta che cercate contenitori make up e iniziamo subito. Allora qui sul primo scompartimento ho tutti i miei pennelli che utilizzo, quindi cipria, blush, fondotinta, occhi, tutto quanto, e tre intrusi che sono i tre mascara che io utilizzo per farmi appunto le ciglia, insomma, e li tengo qua perché sono la cosa che utilizzo di più e quindi so subito che qui ci sono solo loro praticamente, quindi li riesco a prendere velocemente e tranquillamente. In questo secondo scompartimento invece qua ci sono, in mezzo ci sono le pinzette di Yonoshe che sono buonissime ragazzi, veramente. Qua in mezzo invece ci sono i correttori. Allora, prima che uscissero questi correttori qua, io cercavo tantissimo dei correttori liquidi perché noi ce l'avevamo solo in stick e in stick a me segnavano troppo le rughette sotto gli occhi e quindi li volevo in stick. E prima di essi, che non ce l'avevamo, avevo iniziato a provare altri correttori. Infatti questo qua che mi era piaciuto tantissimo, che però è terminato, lo tengo solo per... non lo so, per ricordo. Questo che però per me è troppo chiaro, anche questo è molto valido, ma è troppo chiaro per me, quindi lo utilizzo per non sprecare questi due che mi piacciono tantissimo. Lo utilizzo per fare la cut crease quando magari devo, che ne so, fare un trucco occhi, ma poi lo scovolino è veramente enorme, il colore è troppo chiaro per me, quindi non lo utilizzo. E un altro correttore che invece avevo acquistato poco prima di entrare in quarantena è questo qua di Fenty Beauty, che è il brand di make up di Rihanna, la cantante, e quindi l'ho voluto provare, ma costa troppo, quindi sarà l'ultima volta che lo compro. Poi qui invece abbiamo gli amatissimi correttori dell'azienda. Allora, qui ne ho due correttivi, uno verde e un arancione. Quell'arancione lo utilizzo molto. Poi qui invece abbiamo Beige Clair e Beige Moyenne, che sono queste colorazioni qua che non si capisce molto, che utilizzavo ogni tanto quando volevo utilizzare un correttore in stick. Poi qui abbiamo una matita sopracciglia vecchissima, che infatti faccio così raramente le sopracciglia, che anche se lavoro per il Brochet da 2 anni, questa matita ce l'avevo da prima e ancora è così, quindi ancora è lunga quanto un dito perché la utilizzo veramente poco, quindi non ho avuto ancora occasione di acquistarne una di Brochet. Qui c'è un pot per le sopracciglia di Essence che non ho mai utilizzato, ragazzi, cioè è veramente pieno ancora, infatti penso che lo butterò anche via, e un semplice temperino. Passando invece a questo scompartimento qui, ho delle cosine che utilizzo per la base trucco, quindi per esempio ho le due creme, questa qua è quella idratante della Sebo Federal Pure e questa qua invece è quell'effetto blur che è perfetta
come base trucco perché opacizza tutto. Quindi se state cercando un primer, tra virgolette, perché non è un primer, però qualcosa da mettere sotto il fondotinta che vi renda opaca la pelle, questa crema qui è il top del top. Infatti ha anche un bellissimo applicatore molto molto comodo. Poi ho una crema idratante dell'Elixir Jeunesse, però questa qui è quella con fattore di protezione, la utilizzo moltissimo l'estate. Qui ho, non so perché, altri temperini, uno di limoni, uno di questi di Rocher, perché si vede che ogni tanto me li perdo e poi li ritrovo tutti insieme. Qui c'è un contorno d'occhi della Lifting Vegetal che io non utilizzo perché per ovvie ragioni, però non so perché sta qua, per fare qualche video probabilmente. Qui abbiamo il mio amatissimo siero della Sebo Vegetal, lo sapete benissimo, io utilizzo questo addirittura come base trucco, per avere una base trucco bella opaca. Qui abbiamo due campioncini della linea della crema Hydra Vegetal, perché questa qua è crema, questa qua invece è gel, e qui abbiamo poi un batuffolino che invece è quello della Cipria. In questo ultimo scompartimento invece, che non so se vedete, ci sono i pennelli puliti che utilizzo magari di meno e la mia amatissima spugnetta, e basta, non c'è nient'altro. Poi da questa parte qui invece tengo i correttori nuovi che non sono della mia colorazione, quindi magari li tengo qua se arriva qualcuno che li vuole testare, glieli faccio provare. Queste sono le colorazioni, quindi Rosé, non so che numero perché non si legge, Beige 100 e Rosé 250. Poi qui invece ci sono tutti i prodottini viso, quindi qui abbiamo le due ciprie, di cui una la utilizzo effettivamente come cipria e una invece, questa qua, la utilizzo come terra, lo sapete, questa è nella colorazione Doré Moyenne, mentre questa che utilizzo come cipria è nella colorazione Beige Moyenne. Poi qui abbiamo il fantastico illuminante bellissimo, che sto aspettando però quello bronze, cioè quello nuovo, mi dovrebbe arrivare in settimana. E qui invece abbiamo una terra, questa qua era della linea in edizione limitata dell'anno scorso, quella al limone se non sbaglio, e ha un profumo, ragazzi, è una cosa pazzesca, e spero vivamente che le nuove terre che arriveranno siano di questo profumo, che dovrebbe essere effettivamente il profumo del Monoi, quindi aspetterò e vi dirò. Questo invece era un piccolo regalo che mi ero fatto un po' di tempo fa, che è una First Love di Clio Makeup con lo specchio completamente rotto. Questi sono i colori della palette, non chiedetemi che colori sono perché non lo so, poi perché dietro non c'è scritto. La mia amatissima cipria in polvere libera, questa qua nella colorazione Rosé Universal. Questo qua invece è un semplice specchietto che utilizzo per truccarmi quando non sto davanti allo specchio. BB Cream colorazione medium e il fondotinta Rosé 300 della Zero Comfort. Poi qui c'è un illuminante di Becca Cosmetics che non vi apro perché è completamente rotto e quindi farei un disastro. E qui c'è invece il primer occhi. Qui invece ho la mia fascia per truccarmi e per struccarmi, niente di che. Qui tengo la crema, che è quella che non utilizzo perché mi è data allergia, spero che sia stata questa qua, se no non so che cosa sia stato. E qui invece tengo la mia ossessione primaria, cioè i prodotti make up. Infatti ho tutti i prodotti di marche diverse qui. Allora, ho i miei tre rossetti preferiti della MAC, che sono nella colorazione Chili, Viva Glam 1 e Velvet Teddy. Quindi un nude di questo colore qui, poi un rosso scuro di questo colore qui e un aranciato rosso mattone che è Chili, bellissimo, soprattutto per le carnagioni calde con i capelli rossi, è bellissimo. Poi qui abbiamo il mio rossetto di Mulac, che è un brand italiano, non so se lo conoscete. Una tinta labbra di MAC, questa qua nella colorazione Dance With Me. Qui abbiamo invece un balsamo labbra di Clio, quindi è trasparente quando lo mettete sulle labbra, nella colorazione Mumu. Poi qui invece c'è un rossetto di Bourjois nella colorazione numero 33. E qui i miei due grandi amori, che sono gli Ever della We Makeup di Camioc, quindi questo è Umile e questo è Borghese, non so quanti di voi lo conoscono.
Qui invece tengo dei rossetti che non utilizzo, un po' perché sono dei colori che non mi piacciono, un po' perché non mi stanno bene, tipo questi due marroni sono veramente freddi, un po' perché sono troppo scuri e quindi li lascio qui, perché ogni volta che arriva qualcuno a casa mia gli dico: vuoi provare un rossetto, per cercare di svenderli. Qua abbiamo la tinta numero 101 e 102 che ho chiuse perché quelle aperte ce l'ho di là e quindi queste le tengo per rivenderle all'azienda. Questo qui invece è un ombretto liquido dell'azienda che io penso che non ci sia neanche più a catalogo, che mi è stato regalato dal direttore della nostra zona e quindi lo tengo, lo custodisco qua gelosamente. Questo invece è un rossetto sempre di Huda Beauty che però è troppo freddo per me, questo è nella colorazione Board Meeting che non utilizzo neanche questo. Da questa parte qui invece abbiamo le matite labbra che non utilizzo mai, tranne queste due qua, che sono la numero 51 beige dell'azienda e questa qui HBIC di Huda Beauty, che ho preso insieme al rossetto. Poi di qua ho una matita occhi nera dell'Yves Rocher, ma che non utilizzo perché non utilizzo matite nere. Questa qui è quella trasparente per labbra e qui due matite labbra che sinceramente non so neanche da quanto tempo ci sono, ci siano qui. Poi qui ho il balsamo labbra della Rich Cream e un altro balsamo labbra che sinceramente non ho mai utilizzato perché sapete la mia ossessione per i nostri balsami labbra dell'azienda, che sono super buoni, super profumati, utilizzo sempre quelli. Qui c'è invece sempre anche qui un balsamo labbra che però è troppo chiaro per me, perché sì, è un balsamo labbra leggermente colorato, ma su di me sembra che io porti il correttore sulle labbra invece che un balsamo labbra. E qui invece ci sono alcuni campioncini della tinta numero 102, del gloss numero 03 e due profumi che sinceramente non so da quanto tempo siano qui. Io spero che questo video non sia venuto eterno, perché sennò dovrei tagliare tutto. Questo era tutto il mio cassetto, sia make up che skincare. Spero che vi sia potuto essere stato d'aiuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!